molto spesso siamo trovati molto bene a collaborare anche con una guadagnata. Allora, è un piacere essere qui a presentarvi la nostra associazione, che mi trovo molto con le parole che già sono state dette precedentemente da Vincenzo, che un'associazione è un modo per creare opportunità per voi studenti. Allora, noi crediamo in un'università che possa formare completamente una persona, e quindi non semplicemente studenti, che è un po' quello che ha detto Vincenzo prima, ovvero che una vita associativa è un modo per formare le vostre soft skills, che sono attualmente molto importanti nel mondo lavorativo. Quindi esistono un parco associazioni grandissimo nella nostra università, scegliete quella che più sia confà alle vostre esigenze e entrate in un'associazione. Crediamo nella condivisione. PEST è davvero un'associazione molto grande e il nostro motto è Sharing is Caring, che penso che abbiate sentito. Noi siamo, penso, la maggior parte di cui sono ingegneri o informatici, e sapete che lavorare in team e in gruppo è molto importante, e noi cerchiamo di fare questo motto il nostro primo. Quindi condividiamo tutte le nostre esperienze con un network su scala internazionale. Crediamo nel potere di crearsi opportunità, che è un po' quello che vi ho detto prima. Entrare in PEST vi darà l'opportunità di connettervi con l'università, con il mondo del lavoro e con voi stessi, perché fortificherete le vostre soft skills, oltre che anche le conoscenze tecniche. Il mondo si è evoluto e ora abbiamo bisogno di persone che pensino in modo creativo. Bisogna pensare out of the box, think out of the box. Questo che significa? Che voi dovete essere attivi. Per essere attivi significa che non dovete soltanto stare all'università e studiare, questo lo possono fare tutti quanti, ma quello che vi diversificherà una volta uscite dall'università sarà come avete speso il tempo quando siete stati qui in università. E se voi avete speso il tempo in maniera attiva e in maniera creativa, questo sarà un plus molto importante per voi. La nostra keywords che vogliamo lasciarvi in questa presentazione è l'educazione complementare, che è quello su cui noi ci soffermiamo molto spesso. E adesso vorrei lasciarvi la parola a Rita, che vi presenterà questo. Allora, adesso sarà un po' più specifica invece in quello che facciamo praticamente. Allora, in PEST organizziamo eventi, e in tutti gli eventi che organizziamo cerchiamo di promuovere l'internazionalizzazione, come abbiamo già detto. Forniamo appunto l'educazione complementare ed extracurricolare e costruiamo servizi con e per gli studenti, perché per i nostri soci siamo noi stessi studenti. Gli eventi che organizziamo si dividono in locali e internazionali. E gli eventi locali interni, per esempio, cioè gli eventi a cui possono partecipare soltanto soci dell'associazione, sono Motivational Weekend, Motivational Day, che sono due eventi di training dove servono proprio la crescita non solo personale ma anche da socio dell'associazione, e Pellegrinaggio, che invece è un evento che serve in realtà solo a fare networking tra i soci della nostra associazione locale e quelli delle associazioni locali italiane, cioè PEST Roma, PEST Messina, Milano, eccetera. Queste sono alcune foto appunto di questo evento di cui vi parlavo, che promuove sostanzialmente la cultura gastronomica napoletana, che forse è una delle più famose del mondo. Queste invece sono alcune foto del Motivational Weekend, dove appunto dicevo i training forse più gettonati che si seguono sono quelli sul public relation, HR, fundraising, tematiche aziendali insomma. Gli eventi locali esterni invece che organizziamo per gli studenti sono EBEC e BADEC, che sono due competizioni ingegneristiche e di design, corsi in ambito tecnologico, workshop, job fair e corsi in inglese. EBEC in particolare, che ci sarà, voglio ricordare che ci sarà tra il 29 e il 30 novembre, è forse la competizione ingegneristica più importante d'Europa, in quanto segue tre step. Il primo è suddiviso in 88 round locali e il nostro ci sarà appunto il 29 novembre. Poi seguiranno 15 round nazionali e dopodiché ci sarà il back final, dove si decreterà appunto il vincitore di tutte le università
in tutta Europa. I corsi didattici invece sono dei corsi in ambito tecnologico e manageriale completamente gratuiti per tutti gli studenti della Federico II e di tutti i gruppi BES presenti in tutta Europa. Questi corsi hanno una durata di circa 7 giorni. Questa è la foto del corso che abbiamo fatto noi dal 14 al 21 ottobre, quindi proprio poco fa. E sono corsi completamente gratuiti e in particolar modo quello di quest'anno era sui sistemi complessi non lineari. I workshop invece sono delle specie di stage aziendali che hanno la durata di un giorno, due, tre giorni, in cui delle aziende con lo scopo di fare recruiting vengono all'università e insomma c'è la possibilità anche di presentare curriculum e fare dei colloqui. Ci sono invece gli eventi internazionali esterni che appunto sono Career Day, Job Fair, Workshop, quindi cose sempre che hanno lo scopo di aiutare lo studente a interfacciarsi col mondo del lavoro, quindi investe non soltanto durante tutto il nostro percorso, impariamo delle soft skills o delle attitudini che ci aiuteranno poi nel mondo del lavoro e quindi delle aziende, ma in Combes diciamo, cerchiamo anche di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Questa per esempio è una job fair che si tiene a Varsavia, questa è l'Università di Varsavia, ed è completamente gratuito. Poiché lavoriamo con un'azienda, ogni anno scopriamo il nostro annual plan. Questo è quello di quest'anno, che ormai è quasi giunto al termine. E in sintesi chi siamo? BES sta per Board of European Students of Technology. E appunto siamo un network che abbiamo lo scopo di riunire tutti gli studenti in ambito tecnologico e scientifico da tutta Europa. Infatti BES è presente, conta 95 gruppi BES locali, tra cui appunto BES Napoli, presente in 33 nazioni e comprende più di 1 milione di studenti. BES Napoli invece siamo in attività dal 1994 e contiamo circa 35 membri attivi. Questo è gli eventi che abbiamo organizzato dal 94 ad oggi sono circa 56, tra esterni, interni e i membri contati fino ad oggi, dal 1994, sono 155. Beh, appunto, lavoriamo, ci organizziamo con un'azienda, c'è il board, gli eventi, gli obiettivi, il gruppo, tagliati. Siamo alla conclusione, questo è il nostro board, quindi sono io, presidente, abbiamo un tesoriere, segretario, risorse umane, public relations, external relations e fundraising, che magari se ci venite a trovare nel nostro ufficio, che sta all'ingresso secondario di Piazza Vetecchio, vi presenteremo di persona. Vabbè, giungo alla conclusione e vi ringrazio per l'attenzione. Se volete ulteriori informazioni c'è il nostro sito bestnapoli.org o la nostra pagina Facebook. E grazie ancora.